Le polemiche le lasciamo agli altri, questa è una straordinaria risposta di partecipazione che credo sia anche dovuta alla scelta ingiusta di Regione Lazio di togliere il patrocinio. Noi come Partito Democratico abbiamo scelto invece di esserci orgogliosamente, di essere al fianco di tutta la comunità LGBTQIA per continuare a difenderne i diritti e a promuoverne i diritti. L'Italia è un paese ancora troppo arretrato dal punto di vista del riconoscimento dei diritti. Vogliamo portare l'Italia sempre più in Europa, sempre più nel futuro. Quindi noi continueremo a batterci in tutte le sedi istituzionali, ma anche in tutte le piazze come queste, dove si uniscono le battaglie per i diritti civili, per i diritti sociali, perché non dimentichiamo che le persone che vengono discriminate per ciò che sono anche persone che lavorano, sono anche persone che fanno impresa, sono anche persone che pagano le tasse, ma proprio perché sono discriminate per quello che sono, fanno più fatica a fare impresa, fanno più fatica a lavorare e fanno più fatica ad accedere agli stessi servizi. Stiamo parlando di diritti fondamentali e noi siamo qui perché continueremo ad essere al loro fianco. Grazie mille. Quello che ha fatto Regione Lazio è piuttosto indicativo, cioè abbiamo purtroppo una destra e non soltanto in Italia che vuole farci arretrare sul terreno dei diritti. È come se non sapessero che la società più sicura, visto che sono appassionati di sicurezza, è la società più inclusiva, quella che non discrimina e che non marginalizza nessuno. Quindi noi continueremo ad insistere e sperando di fare anche cambiare idea anche a questa maggioranza, perché il Partito Democratico non smetterà di fare le proprie proposte anche in questa direzione. Guardi, il Partito Democratico sta portando avanti la battaglia per il matrimonio egualitario, sta portando avanti la battaglia per facilitare le adozioni, sta portando avanti la battaglia nel pieno solco del regolamento europeo per il riconoscimento dei diritti delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali, e continuerà a portare avanti la battaglia per il DDL Zan, che è stato affossato totalmente dalla destra che oggi governa questo paese, con un applauso vergognoso che non abbiamo dimenticato. Quindi queste sono le battaglie che compattamente il Partito Democratico sta portando avanti e continuerà a farlo.